buon pomeriggio e grazie a tutti voi che ci seguite da questa ultima tappa del nostro viaggio per i Grida Annunziani. Durante il lungo percorso, avviatosi nel novembre scorso, abbiamo visitato opere bibliografiche, racconti epistolari, volumi di saggistica storica, di filologia e di critica testuale. Oggi ci piace concludere con un genere diverso, con un romanzo, Il ritorno di Raffaello, non scritto da D'Annunzio, ma da uno dei suoi più intimi amici, Giulio Aristide Sartorio. Una scelta che nasce dalla volontà di dare voce anche a coloro che hanno condiviso con il poeta non solo l'esperienza sodale, ma anche quella intellettuale e artistica, influenzandosi, come spesso accade, a vicenda. E rendere merito a chi come Cecilia Gibellini, curatrice del libro, docente di letteratura italiana presso l'Università del Piemonte Orientale, ci sollecita a riscoprirli, a rivalutarli, ad apprezzarli sotto una luce diversa. Il ritorno di Raffaello, il cui titolo originale era Rome Carlos Navalis, è l'unico romanzo scritto dalla grande protagonista dell'arte preraffaellita e simbolista, composto fra la fine dell'Ottocento e i primissimi anni del secolo scorso. La data indicata alla fine della narrazione è 30 settembre 1904, composto nella casa convento di Francesco Paolo Michetti a Francavilla, la stessa dove D'Annunzio si dedicò anche alla stesura del piacere. Il libro di Sartorio, edito da Treves, dopo un iniziale ma breve successo, cadde nel più completo oblio insieme ad altri studi e articoli dell'autore. È tornato quindi in libreria per le edizioni Medusa dopo oltre un secolo. Questa favola contemporanea, così il sottotitolo della prima edizione, narra l'incredibile risurrezione di Raffaello Sanzio. Il suo monumento a Urbino, colpito da un fulmine, prende vita il 22 agosto 1897, giorno della sua reale inaugurazione, dopo un discorso del ministro della pubblica istruzione Emanuele Gianturco, ribattezzato Teodoro Saraceno, nel quale auspica che Roma ritorni alla vita, nel culto dell'arte e della scienza, nella signoria dell'intelletto e della virtù. La statua scompare e Raffaello, rinato, o meglio, come si legge, ordinatosi l'anima su misura, si dirige a Roma, dove un pittore, Alessandro Brandi, sotto le cui vesti si cela lo stesso Sartorio, spacciandolo per suo fratello, lo introduce nella società della capitale, nel periodo della guerra coloniale in Africa. Il genio redivivo, però, getta grande scompiglio nell'elegante e spocchioso mondo romano, ingannatore e corrotto. Attorno alla città, che è la vera protagonista del racconto, ruotano quindi antiquari spregiudicati, artisti delle grandi ambizioni, nobili decaduti, critici incapaci, eleganti modelle preraffaellite, amanti impudenti che ci riportano alle dannunziane cronache mondane, inevitabilmente alla figura di Andrea Sperelli, giovane superficiale, dandy sofisticato e gaudente idonista. Attraverso lo sguardo spontaneo di Raffaello, personaggio che appare comunque assai distaccato, non particolarmente attraente dal punto di vista umano, spesso addirittura indisponente. E lo sguardo invece disincantato di Brandi, figura più amabile e trascinante, Giulio Aristide Sartorio rivela l'enorme distanza che separa il Rinascimento dalla paradossale realtà tardo-ottocentesca. Affine appunto a un continuo carnevale da cui Carus Navalis. La narrazione che si sviluppa nell'arco di un anno si apre e chiude con i festeggiamenti carnevaleschi. Sartorio ci restituisce così un curioso ritratto della Roma umbertina da lui vissuta insieme al quasi coetaneo Gabriele D'Annunzio, che conosce i tempi della frequentazione della cronaca bizantina del Sommaruga. Vi è un'immagine del poeta di quell'epoca anche nel libro, quando parlando dell'attrazione fisica che Raffaello rianimato esercita sulle donne, Sartorio scrive che l'Urbinate pareva fosse diventato Gabriele D'Annunzio all'epoca dei capelli ricci. Il poeta pescarese aveva scritto con entusiasmo di Sartorio, definendolo un compagno di cammino, capace di stimolare i suoi furori immaginari. Artefice mirabile, disegnatore raffinato, audace,
attirato da tutte quelle cose in cui è l'impronta di un'arte complessa e ricercata. In lui individuo proprio quei caratteri che avrebbero fatto dell'artista l'ideale traduttore delle sue proprie prime immagini letterarie. Così avviene per l'Edizio Picta dell'Isotta Gutadauro, idealmente bizantina, per il raffinatissimo trittico delle Sibille, per le pagine giornalistiche dell'Invincibile, poi raccolte nel Trionfo della Morte, ma soprattutto per il piacere sensualmente decadente che segna il definitivo consolidamento del loro legame artistico. Nell'aprile del 89, scusate, infatti, mentre il piacere è in corso di stampa, D'Annunzio propone a Treves per lanciare il libro di mettere in vendita, poco dopo la sua uscita, il facsimile delle Acqueforti descritte nel volume come opera del protagonista Andrea Sperelli, invitando Sartorio ad eseguirle. In realtà porta a termine solo quella dello Zodiaco, dove appare, per intenderci, la morbida figura di Elena Muti, dormente, e dell'Evriero Bianco, disegnato con una felice avvitezza di scorcio, attenendosi fedelmente al testo e accogliendone praticamente tutte le suggestioni. Sartorio la firma però fittiziamente A. Sperelli Calcografos. Con D'Annunzio Sartorio, che per l'amico crea anche tre straordinari ex libris, condivide l'interesse per tutte le arti figurative e quindi anche per la fotografia, stimolato certamente dai comuni amici Gegè Primoli e Francesco Paolo Michetti. Il pensiero va subito ai tableau vivant che arricchiscono le pagine del romanzo, ma anche per il cinema, che è l'arte nascente nella quale vede la possibilità di una nuova espressione del meraviglioso. Argomento delle loro vivaci conversazioni sull'arte è anche Raffaello, che il poeta ritiene insuperabile per la sua pittura ariosa e l'armonia straordinaria delle proporzioni e del colore. Lo evoca nel piacere e attraverso la figura di Francesca, per la sua beltà raffaellesca, nella Chimera, quindi nell'Isotta Gutadauro. Del grande Urbinate e del pittore romano, che ne ha raccontato la sua fantasiosa storia, della quale non vi ho volutamente svelato il finale, ripercorrendo la pubblicazione curata da Cecilia Gibellini, ci parlerà il professor Marco Bussagli, un ospite davvero d'eccezione, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, come lo fu Sartori. Bussagli ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni fra testi scientifici, voci enciclopediche, articoli di alta divulgazione e libri che sono stati tradotti in diverse lingue. È tra i maggiori esperti della vita e dell'opera di Raffaello, del quale nel 2020 si è celebrato il cinquecentenario della morte. Alla sua vita, ai suoi amori e alla nascita del suo mito che si è riverberato fino alla contemporaneità, Bussagli ha dedicato un corposo volume edito da Giunti, con un apparato illustrativo di notevolissimo interesse, ricco di contenuti di carattere storico, critico nella prima parte e di approfondimento e letture di opere e dettagli nella seconda. Il professore mi fa piacere sottolinearlo, ha adottato per il suo ultimo corso accademico su Raffaello proprio il libro che questa sera presentiamo a testimonianza del valore dell'opera. Non posso quindi che esprimere il compiacimento e la più viva gratitudine del Centro Nazionale degli Studi D'Annunziani per la sua partecipazione e cedergli subito la parola per non sottrargli altro tempo. Prego, professore. Io ringrazio infinitamente per questa presentazione che naturalmente prelude a una delusione per tutto quello che dirò dopo, perché è stata naturalmente molto, molto benevola nei miei confronti. E niente, io sono rimasto affascinato dal libro di Aristide Sartorio, nel quale conosco l'opera naturalmente in quanto storico dell'arte e anche la sua passione per il cinema, ma non conoscevo assolutamente l'esistenza di questo romanzo e poi sono rimasto ancora più affascinato dalla
capacità, dalla acribia, dalla puntualità con la quale la professoressa Gibellini ha appunto ricostruito punto per punto quello che è il percorso della, culturale di Sartorio, non soltanto quello, ma anche la sua appartenenza a una, diciamo, a una, un ambiente culturale che è quello romano, all'interno del quale la professoressa si muove in maniera assolutamente a proprio agio, diciamo così, e quindi la situazione si è evoluta in maniera estremamente gradevole per quello che riguarda quello che riguarda l'aspetto didattico, per cui i miei studenti sono stati altrettanto affascinati da questo studio e dalla brillantezza dello studio. Quindi volevo poi appunto ringraziare la professoressa Elena Ledda per questa appunto bellissima presentazione nei miei confronti. E quindi, quando mi è stato proposto dalla professoressa Gibellini di partecipare a questa questo consesso, sono stato felicissimo, sono assolutamente onorato di presentare un libro così, così bello e così importante, secondo me, perché apre tutto un panorama su una, soltanto su una società, ma su un modo di ragionare l'arte dell'epoca, che altrimenti sarebbe rimasto chiuso in una, diciamo, in uno scrigno di biblioteca. E invece penso che risulta doppiamente utile, da una parte, poi lo vedremo, per come viene considerato Raffaello dallo stesso Sartorio, che vorrei sottolineare aveva il padre, si chiamava Raffaele, che quindi Raffaele, Raffaello, Raffaele, tra l'altro non è altro che il vero nome di Raffaello. Raffaello sarebbe il piccolo Raffaele, anche perché Giovanni Santi e Raffaello hanno diciamo così, una condivisione di vita proprio nel periodo in cui Raffaello è piccolo, perché poi quando lui ha 10 anni purtroppo il padre scompare. Ma da quel poco che sappiamo, quel poco che sono riuscito a studiare, mi sembra che ci fosse un'enorme complicità, tenuto anche conto dell'epoca, fra il padre e il figlio, e il padre che cura questo bambino da appena nato, perché tra le altre cose, cosa più unica che rara, chiede alla madre Maggia di allattarlo direttamente, quando invece anche per motivi di blasone, se uno voleva, diciamo così, dimostrare un certo status symbol, ci si affidava sempre alle cure delle balie. E invece questa, diciamo, questo coinvolgimento in prima persona della madre e del padre danno un senso al diminutivo di Raffaello, del piccolo Raffaele. Però il Raffaello di Sartorio, come diceva appunto la professoressa Ledda prima, non è così accattivante, diciamo, come uno se lo figurerebbe, ma è una figura che in qualche maniera si porta dietro ancora la sua natura bronzea, diciamo. È sceso dal piedistallo del monumento, ma in realtà c'è rimasto con la testa in qualche maniera. Però, nonostante questo, risulta essere una figura non stereotipata, non una figura scontata e prevedibile, tutt'altro. Una cosa che mi ha particolarmente suscitato ilarità, e poi mi taccio, do la parola alla professoressa Ledda, e quindi poi anche per la curatrice non voglio prendere tempo più del dovuto. Però ecco, volevo sottolineare il fatto che Sartorio
che in un certo senso ci fanno piacere perché così siamo giustificati sulle contraddizioni della nostra, insomma, e quindi non ci sentiamo soli in questo senso, ma la cosa particolarmente divertente è che fortunatamente poi Raffaello ha un'evoluzione diversa, ma se no avrebbe rischiato di essere arrestato perché non aveva fatto il servizio militare. E questa cosa io la trovo di una bellezza narrativa straordinaria perché individua proprio come dire, la rigidità di una burocrazia che neanche di fronte al genio di Raffaello riesce a derogare da regole abbastanza sterili e piuttosto infondate in qualche maniera. Questa è una piccola introduzione. Grazie della parola. Professore, io lascerei proseguire lei nella sua presentazione del Benissimo, benissimo. personaggio e poi cederei la parola alla professoressa. Benissimo, mi scusi, volevo, insomma, perfetto, va bene così. Allora, Benissimo. io uso il famoso tasto verde e quindi ecco qui dovrebbe esserci la condivisione dello schermo. Vediamo se riusciamo a. Ecco qua. Dunque, questa dovrebbe essere la proiezione. Mi pare, spero che si veda tutto. Questo naturalmente è l'invito con i nomi dei partecipanti e questa bellissima cosa di essere invitato ai venerdì d'Annunziani, ancora grazie. E naturalmente partiamo con l'immagine della copertina di questo bellissimo volume, anche dal punto di vista tattile, se mi posso permettere, perché è una bellissima carta e è un piacere leggerlo. Allora, io sono partito nello sviluppo di questo mio intervento dall'immagine di Raffaello. Ho messo qui accanto al libro questa ultima sua nota, diciamo così, quella del ritratto con un amico, poi non disquisiamo qui su chi fosse l'amico, forse era Aristotele da Sangallo o il suo maestro di scherma, come è stato detto, ma comunque si presenta questo Raffaello che è già distante dalla nostra idea di Raffaello, con la barba un pochino, come dire, appesantito dal successo e dall'agiatezza. Il Raffaello che invece conosciamo con Sartorio è un Raffaello che è nel pieno del suo successo e nel pieno del suo percorso artistico, perché è un Raffaello che riconduciamo facilmente all'epoca delle Stanze Vaticane, quindi 1512-1513. Questo naturalmente è Sartorio, e qui, anche perché discendendo dal monumento è chiaro che è l'immagine in questo senso stereotipata di Raffaello. Sartorio è una figura di assoluto fascino, un artista romano che ha sviluppato appunto gli aspetti del simbolismo. Ecco, qui ci sono una serie di indicazioni che è del tutto inutile leggere, ma semplicemente servono come promemoria per ricordare che ha intrecciato il suo percorso artistico con i grandi, non soltanto della pittura e dell'arte dell'epoca, ma anche della letteratura e della cultura dell'epoca. Ecco, il punto di partenza è questo. Questo monumento che si trova appunto a Urbino, che è tuttora esistente, come vedete, anche se è stato spostato rispetto alla sua originale collocazione, è stato realizzato da Luigi Belli, che è uno scultore ottocentesco di una certa qualità. E è stato poi appunto collocato all'interno di questo parco e io ho scelto una fotografia che ho trovato, che trovo particolarmente adatta al nostro incontro, perché rappresenta l'inaugurazione, in realtà la fotografia dell'inaugurazione del restauro
monumento di Raffaello, ma suppongo che il giorno dell'inaugurazione del monumento stesso fosse, per la verità, fosse un'immagine molto simile a questa. Raffaello viene rappresentato, appunto, come dicevo, nel pieno delle sue, della sua, del suo percorso, con la tavolozza in mano, vestito con questa sorta di veste, una specie di pellanda che lo rende elegante. Naturalmente il berretto in testa, e nella parte posteriore sotto ci sono una serie di rappresentazioni, poi vedremo quella posteriore, rappresentazioni della vita di Raffaello, di fasi della vita di Raffaello, e posteriormente c'è il suo sovrintendere alla costruzione delle logge cosiddette di Raffaello. Ecco, l'immagine successiva è appunto quella di Emanuele Gianturco, perché in realtà tutto il romanzo nasce, diciamo così, da un senso di disgusto di Sartorio, il quale coglie una retorica eccessiva nel discorso, diciamo così, di inaugurazione di Emanuele Gianturco, per l'appunto trasformato in Saracino, che insomma non, diciamo che è un cognome che non voleva essere particolarmente esaltante. Io però volevo spendere due parole, spezzare due lance a favore di Emanuele Gianturco, che è stato uno dei grandi, penso che per lui si possa spendere la parola statista in italiano, perché è stato colui che ha, diciamo così, codificato il diritto civile, ha scritto appunto due tomi monumentali su questo tema. È stato l'artefice di quella che è stata la riforma della scuola italiana prima di Gentile, e ha, diciamo così, impostato un percorso didattico per la formazione della nazione, perché a questo si voleva tendere. L'Italia era una nazione come Italia unita dal punto di vista storico, naturalmente non lo devo dire io, aveva storia millenaria, dal punto di vista dell'unità politica era particolarmente giovane, e quindi Gianturco ha impostato questo percorso che è stato in vigore fino appunto alla riforma Gentile, che per certi versi andava sicuramente nella stessa direzione. Accanto a questa attività, diciamo, di tipo politico e normativo, Gianturco era uno straordinario violinista, si era diplomato all'Accademia, al Conservatorio di Bari, e quindi aveva una visione assolutamente completa. Diciamo che era viziato, fra virgolette, dalla cultura dell'epoca, e quindi da questa retorica, della quale io vorrei leggere due righe, con il mito di Roma, il mito della bellezza, Roma che simboleggia tutta questa nostra patria, risorga non nella materialità delle sue pietre, che è un testo che si presta bene a essere enfatizzato in maniera eccessiva. Non nell'appagamento della sua sfrenata ambizione, risorga nel culto dell'arte e della scienza, nella signoria dell'intelletto e della virtù. Ora, tutto questo per Sartorio strideva con il fatto che l'Italia era praticamente uscita da una grossa sconfitta nell'ambito della guerra coloniale. Il monumento viene inaugurato fra il 1894 e il 1897, e 1895 c'è la battaglia di Adua, che diciamo segna negativamente questa avventura italiana, che è un'avventura un po' forzata, nel senso che ecco, torniamo un secondo su Raffaello, vediamo un momento altre immagini. Scusate questo mio avanti e indietro, che dipende
un po' dall'emozione e il piacere di stare qui. E ecco, questa è la parte posteriore del monumento con questo rilievo di Luigi Belli, delle arti che sono intorno, molto retorico naturalmente come monumento, e quindi la inaugurazione seguiva la stessa linea sostanzialmente. Ma il problema è appunto questo, e cioè il fatto che a fronte di questa, diciamo così, di questa aspirazione alla conquista delle più alte vette, diciamo, dell'arte, della cultura, eccetera, e si rivelava non soltanto una situazione politica complessa, ma anche il fatto che questa nazione stentava nell'affermazione internazionale, e soprattutto quello che dava particolarmente fastidio a Sartorio, che era stato soldato, perché poi lo vedremo, lui partecipa come volontario alla Prima Guerra Mondiale, lo parteciperà naturalmente dopo, ma che comunque sa, ha questa, diciamo così, questo animo legato alla considerazione degli aspetti storici della guerra. La cosa che gli dà particolarmente fastidio era la perdita delle vite in maniera piuttosto inutile per quello che riguardava la battaglia di Adua, perché il problema della battaglia di Adua, poi vado avanti con qualche immagine, qui ci sono le battaglie, cioè le immagini delle battaglie. Il problema fu naturalmente una cattiva conduzione del rapporto con, diciamo così, con Menelik II, nel senso che, dicevo, da una parte fu un'avventura forzata, nel senso che l'Italia faceva un po' la parte del parvenu, per cui doveva imporsi in Europa a far vedere che era grande come le altre nazioni. E dall'altra, in maniera non particolarmente cristallina, avevano firmato questo trattato di Ucciali del 2 maggio 1889, nel quale da una parte si metteva d'accordo con appunto l'impero di Menelik per avere un rapporto costruttivo, eccetera. Dall'altra, però, nel trattato in lingua etiope, il trattato prevedeva che Menelik potesse, all'articolo 17, potesse instaurare rapporti con altre nazioni in maniera autonoma. Nello stesso trattato, tradotto in italiano, invece, sempre al solito articolo 17, c'era scritto praticamente che avrebbe dovuto chiedere il permesso all'Italia, e quindi sostanzialmente istituire una sorta di protettorato, che non venne, diciamo così, non venne onorato da Menelik, il quale inaugurò alleanze parallele con i tedeschi e con i francesi, provocando appunto la reazione italiana, che sfociò in questa crisi della battaglia di Adua, crisi sulla quale pesò anche il comportamento di Crispi, il quale spinse affinché gli italiani sfociassero in una situazione cruenta di conflitto, che dimostrasse la superiorità degli italiani, che però non venne dimostrata. Ebbero appunto una sconfitta che è stata poi celebrata naturalmente da pitture ingenue ma significative come queste, negli stessi anni, esattamente negli stessi anni in cui, con la retorica che abbiamo sentito, si inaugurava
il monumento a Raffaello. Quindi Sartorio coglieva le contraddizioni di una politica, però non faceva capo a Gian Turco. Gian Turco cercava di fare il meglio di quello che poteva, ma faceva capo a tutto l'apparato statale, in particolare al Presidente del Consiglio e a questa idea di Italia a tutti i costi, anche lì dove oggi è facile però fare la critica, perché lì siamo in una cornice dove tutti facevano diversamente. E quindi naturalmente la vittoria di Menelik II fu celebrata dai giornali francesi, fu diciamo così, un documento per l'immagine dell'Italia. E quindi Sartorio, per tornare a lui, non poteva condividere questo discorso e gli sembrava appunto che il ministro non capisse, non sapesse cogliere anche la tragedia di una guerra di questo tipo, appunto un po' gratuita, un po' inutile e soprattutto mal condotta. Questo è l'attuale monumento della battaglia di Adua, che io mostro perché pare che dimostri un'assoluta incapacità degli uomini di mantenere il senso della memoria. Ma al di là di questo, quello che poi emerge nel romanzo, che però secondo me non è riconducibile, poi lo dirà la professoressa Gibellini, a una sensibilità tutta d'annunziana, nel senso che senz'altro ci sono, come dire, contaminazioni e ritorni a quella che è l'estetica di D'Annunzio. Però è una visione ironica da una parte e, come posso dire, svelta in qualche maniera, per nulla retorica di Sartorio, e anche divertita rispetto appunto alle varie contraddizioni che lui coglie e a qualche contraddizione nella quale lui incappa, e ora la sottolineeremo. Questa naturalmente è l'immagine di Sartorio con D'Annunzio, e per D'Annunzio realizza tra l'altro questo Ex Libris, allora non particolarmente di moda, che ha questo senso diciamo, di sensualità, di abbandono che è caratteristico di un certo mondo d'annunziano e che quindi Sartorio sa sintetizzare molto bene nell'immagine di questo fanciullo abbandonato ai propri pensieri, alle sue elucubrazioni mentali. E qui c'è, naturalmente non lo leggiamo, ma c'è il testo appunto dell'acquaforte che Andrea Sperelli realizza sulla figura di Elena Muti dormiente sotto le stelle, sotto lo zodiaco. Io devo dire che il disegno di incisione l'ho cercato disperatamente, non sono riuscito a trovarlo, e però penso che sia sufficientemente evocative incisioni come questa, sempre di Sartorio, che è particolarmente art nouveau, e soprattutto opere come questa Allegoria del 1909, che mostra appunto questa figura femminile fra le braccia di una figura mitologica, una specie di sfinge, oppure figure come questa della Fata Morgana, che appunto mostra qui sì tutto il senso della la sensualità e l'abbandono, questo rapporto fra naturalmente Eros e Thanatos, questo rapporto borderline fra la vita e la morte, questa come dire, questa commistione fra l'abbandono del piacere e l'abbandono dell'esistenza, che attraversa naturalmente parte
della letteratura di D'Annunzio e attraversa parte della pittura di Sartorio, ma non attraversa, secondo me, questo romanzo. Altre opere di Sartorio, naturalmente non possiamo stare su Sartorio perché prenderebbe troppo spazio, però qualche diciamo rimando per comprendere da una parte la sua straordinaria abilità e capacità e dall'altra appunto questa attenzione a tematiche che sono vicine a quelle di D'Annunzio, questa bellissima sirena nota anche come gli abissi verdi che sta a Torino e i relativi studi. La cosa straordinaria è che questi studi, che sono fatti tutti da modelli dal vero, naturalmente lui lavorava all'Accademia Belle Arti di Roma, era appunto il docente di pittura, e il fregio del Parlamento, del quale qui non ho portato nulla perché è troppo noto, è stato dipinto in parte all'interno dell'Accademia di Roma e in parte anche utilizzando studenti e modelli dell'Accademia. Questa attenzione alla bellezza del corpo, alla sua sensualità, è uno dei punti di contatto con D'Annunzio. Ecco, una differenza, secondo me, con elementi di arte contemporanea, la contaminazione nei confronti di altre realtà da parte di Sartorio, come per esempio i preraffaelliti, questa immagine di Circe, ecco, che qui si vede meglio, e io la confronto con questa di Waterhouse, che invece è molto più retorica, cioè molto retorica, mentre invece quella di Sartorio è estremamente sensuale. Ciò non toglie che Sartorio guardasse ai preraffaelliti, alle confraternite. All'interno del romanzo c'è questa, diciamo, questa società artistica, no? Che è la in equa potestas, che è che ha lo stesso ritmo della società alla quale faceva capo, con la quale lavorava lo stesso Sartorio, che è in arte libertas, e quindi nell'arte della libertà, il potere nell'equità, questa visione, diciamo così, di riunione per fare arte, assomiglia senz'altro al discorso della confraternita dei preraffaelliti. È divertente vedere come all'interno del romanzo, poi nell'equa potestas, ci siano tutta una serie di frizioni, di invidie, di situazioni di, come dire, di piccolo cabotaggio per fare carriera, di figure che non spiccano particolarmente né per diciamo così, capacità artistica né per doti umane. Sicuramente quello che si salva ancora di più rispetto a questo panorama è Alessandro Brandi, alias Aristide Sartorio. La Gorgone e gli eroi, questi sono due capolavori. Faccio vedere gli studi che sono sempre conservati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Questa rivisitazione dell'antico per farlo ritornare vivo e con una capacità di resa e di sensualità che naturalmente vediamo in questi due studi della Gorgone che si erge, riferimento poi naturalmente a Engel, riferimento. Sartorio ha lavorato molto all'interno dei Musei Vaticani perché è stato per molto tempo, ha studiato le opere dei Musei Vaticani e quindi andava a disegnare lì, una cosa che io capisco molto bene perché come
professore all'Accademia delle Belle Arti, porto i miei studenti a disegnare ai Musei Vaticani. Quest'anno abbiamo fatto un corso, andiamo tutti i mercoledì a disegnare Raffaello nelle stanze di Raffaello, abbiamo disegnato la Sistina. Quindi c'è proprio la città del Vaticano e naturalmente i musei e l'enorme tesoro che si trova all'interno, già da allora era punto di riferimento per la formazione degli studenti, per la formazione degli stessi professori. E naturalmente questa vena archeologica che emerge dall'opera di Sartorio è sicuramente formativa del suo linguaggio artistico. Ecco, qui c'è un altro Sartorio che però volevo appunto sottolineare perché è parte di quel carattere che ogni tanto emerge da Alessandro Brandi. Questo lui, partito come volontario nella prima guerra mondiale, faceva i disegni, una sorta di taccuino della guerra con opere di grandissimo impatto come il bombardamento di Quota, come questo qui, appunto conservato al Ministero degli Affari Esteri, oppure questa passerella sospesa a Castellaccio di collezione privata, 1918, siamo appunto in una situazione al termine della guerra. Tutto questo è dopo il romanzo, ma il romanzo, tra l'altro, si conclude proprio con un treno che parte per la guerra, e quindi questa attenzione di Sartorio alla situazione politica e bellica dell'epoca, poi nel momento in cui lui ha dovuto in qualche maniera diciamo sentirsi impegnato in prima persona, ha tranquillamente abbracciato la causa, dando seguito al suo, diciamo così, al suo carattere risoluto. E ecco, il romanzo è costellato di situazioni nelle quali si riflette quella che è stata la vita di Sartorio. Il romanzo si apre con questa preparazione, poi diciamo così, esibizione dei tableaux vivants, che sono appunto queste scene di rappresentazione nelle quali appunto lì la società per bene, e lo stesso Raffaello, che tra l'altro fa un sacco di conquiste lì all'inizio, non volendo, e anzi essendo piuttosto seccato, disturbato da questo successo nei confronti del genere femminile, viene coinvolto appunto per fare questi tableaux vivants. Questa è l'immagine, una fotografia di un concerto campestre fatto appunto da Sartorio come uno dei tanti modi per divertirsi. Ma nel caso di Sartorio il discorso è un pochino diverso perché è un po' il metodo che lui utilizzava anche per le sue opere. Questa fotografia lo riprende mentre con una modella ne aggiusta, diciamo così, la posa per poterla utilizzare poi nel celebre quadro che è conservato alla Galleria di Roma Capitale, Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, che non è quella nazionale, è invece quella di Viale Crispi, dove appunto le Vergini Savie sono il risultato di una serie di studi di questo tipo, e anche naturalmente le Vergini Folli, le Vergini Stolte. Ecco, qui vediamo appunto il rapporto. Vedete che è divertente il fatto che non necessariamente erano vestiti all'antica, ma erano persone che si prestavano con i loro abiti contemporanei per poi essere cambiati in maniera molto, diciamo così, molto rapida dallo stesso Sartorio, che non aveva nessuna difficoltà a modificare e prendere spunto da quello che aveva visto. Ecco, c'è un punto particolare del romanzo, secondo me, nel quale
Sartorio, ora non è il caso di leggerlo, però nel quale Sartorio, diciamo, che si adombra di tutte le contraddizioni della sua epoca, incappa, diciamo così, in una contraddizione, perché a un certo punto Alessandro Brandi e Raffaello vanno a San Pietro. E il San Pietro che vedono ovviamente è questo, perché è chiaro che il San Pietro della fine dell'Ottocento è il nostro, quindi il San Pietro di Bramante, il San Pietro di Michelangelo, il San Pietro di Maderno e di Bernini. E quello che vede naturalmente Alessandro Brandi, quello che vede Alessandro Brandi e va bene, ma Raffaello soprattutto è questo, perché attraversano tutta la navata centrale e naturalmente vedono, ma non viene descritto il baldacchino, naturalmente vedono, ma non viene descritta la cupola di San Pietro. Ora, tutto questo potrebbe sembrare normale, diciamo così, per un artista che ha frequentato il Vaticano quando era in vita, no, Raffaello? Solo che il San Pietro di Raffaello non solo è un altro, ma lui ha lavorato come architetto, cosa che sicuramente Sartorio sapeva, però tutto questo, ora non so se, questo lo possiamo chiedere ai critici, se la soluzione imboccata da Sartorio, di questo mutismo assoluto per cui attraversano questo monumento straordinario praticamente zitti, senza nessun commento, io lo trovo particolarmente stridente, diciamo, con la storia di Raffaello, perché Raffaello con Leone X diventa appunto l'architetto vaticano, e tra l'altro questa è la sua pianta che stravolge completamente quella di Bramante e non accenna minimamente a quella che sarà di Michelangelo, cioè una parte, cioè la parte, ecco qui, dell'abside e delle due, qui dell'abside e delle due cappelle, sì, è quella bramantesca, ma poi questo sviluppo con a croce latina completamente diverso da quello prefigurato all'inizio della ricostruzione di San Pietro, come d'altra parte mostra il monumentale modello ligneo di San Gallo, che tuttora c'è e che sicuramente Raffaello ha visto in vita, perché era un punto di partenza, che è appunto a croce greca. Quindi possibile che non abbia fatto un commento, non fosse altro per dire: vedi che alla fine hanno preso la mia idea, perché hanno messo la navata, ce l'ha messa Maderno con Paolo V Borghese, naturalmente. Però a uno che ritorna lì, a mio modesto avviso, avrebbe dovuto fare una serie di commenti, uno stupore, una meraviglia, e invece assolutamente niente. Poi si stupisce di altre cose che invece sono molto meno significative rispetto a quello che è il suo percorso. E questo l'ho trovato da una parte un po' un'ingenuità di Sartorio, anche perché appunto il San Pietro che Raffaello conosce quando arriva nel 1508 a Roma è sostanzialmente questo. Stanno cominciando a smontarlo, ma ha visto sicuramente il San Pietro costantiniano, e sicuramente il San Pietro degli anni venti, quindi dell'ultimissima fase della vita di Raffaello, è questo, cioè è un rudere vero e proprio. Questi sono i disegni di Van Heemskerk, che mostrano, ecco qui vedete la vecchia facciata del San Pietro costantiniano, accanto ci sono le logge di Raffaello, costruite da Raffaello, quindi lui non si scappa, le ha viste necessariamente, ha visto necessariamente quello che vi sto mostrando, e quindi qui io ho trovato, diciamo così, un inciampo nella narrazione di Sartorio, che naturalmente nulla toglie all'invenzione, al divertimento, alla bellezza, alla simpatia, eccetera. Però da storico dell'arte uno non può non notarlo. Ecco, questa è la cappella della febbre, cosiddetta la febbre, che non c'è più e che
Era così, quindi questo è quello che, questo siamo 1524, quindi 4 anni dopo la morte di Raffaello. Sicuramente lui ha visto delle situazioni di questo tipo. Quindi, quando uno entra in un San Pietro completamente diverso, meraviglioso, luccicante, e almeno dalla sua boccuccia, bronzea, a mio modesto avviso. Doveva uscire. Ecco, queste sono altre immagini, e questo naturalmente è Van Heemskerk, che all'epoca aveva 28 anni. E invece c'è un altro aspetto nel quale, dove si incaponisce e si intestardisce rispetto alle sue, diciamo, al suo percorso artistico, perché a Santa Maria del Popolo Raffaello comincia a frequentare Santa Maria del Popolo e naturalmente incappa nella ristrutturazione che è stata fatta della Cappella Chigi, che è stata progettata da lui, costruita da lui con la sua pianta. Ecco qua, la forma della Cappella Chigi, la vedete, è proprio quella, la seconda cappella entrando sulla destra, è proprio quella di Raffaello. E quindi e qui Raffaello, per una cosa microscopica, diciamo, rispetto a San Pietro, si arrabbia moltissimo, fa tutta una serie di azioni che vogliono ripristinare il suo primitivo progetto, e invece nei confronti di San Pietro non dice neanche una interiezione, non dà segno di nessuna, diciamo così, nessuna simpatia, ecco, come posso dire. Vabbè, questa è la cappella, l'ingresso della Cappella Chigi. Vediamo brevemente le differenze. Questo Sebastiano del Piombo, Filippo Salviati, alla sua epoca non c'era questa nascita della Vergine, come non c'era, naturalmente lui non la vede finita, fa il progetto, però ecco, il Lorenzetto era stato previsto da lui. Lorenzetto faceva parte, quel Giona che sta lì, no? Che vedete accanto alle altre statue berniniane, aveva naturalmente previsto le piramidi, e naturalmente aveva previsto la pianta. E Lorenzetto, dicevo, faceva parte della sua bottega, che è la bottega di Raffaello, una bottega particolarmente moderna, nella quale si chiama lo specialista secondo il bisogno, naturalmente. E risulta essere disturbato profondamente dagli interventi di Bernini, come appunto il San Matteo e l'Angelo, e come il San Daniele, il profeta Daniele nella fossa delle Leoni. Qui vediamo i due bozzetti che sono conservati ai Musei Vaticani, e questa, diciamo così, questi inserti gli danno particolarmente fastidio, e si appunta la sua attenzione anche sulla cupola, che è la sua, però, perché i disegni sono i suoi, e la realizzazione di Bernardino De Pace, che fa questi straordinari mosaici, realizza questi straordinari mosaici che lui non vede, ma che sono assolutamente esemplati sui suoi disegni, però non gli stanno bene. Poi si rompe addirittura un pezzo di mosaico, quindi viene bloccata la cappella. C'è tutto un intervento, diciamo, di quello che era all'epoca poteva prefigurare diciamo, il Ministero dei Beni Culturali, fa dei disegni per ripristinare le cose, quindi resta completamente invischiato in questa faccenda di palazzo, della Cappella Chigi, e naturalmente gli dà fastidio appunto gli interventi berniniani come questi. E perché però, ecco, secondo me perché Sartorio, diciamo, non si lascia coinvolgere la questione di San Pietro, e invece si lascia coinvolgere in maniera, attraverso Raffaello, naturalmente in maniera molto più
presente dalla Cappella Chigi, perché tutte le volte che lui andava a fare lezione all'Accademia Belle Arti di Roma, che è questa qui, lui passava da Piazza del Popolo e passava la cappella, cioè passava dalla chiesa di Santa Maria del Popolo, quindi dalla chiesa che contiene la Cappella Chigi. Quindi è di nuovo, secondo me, una forzatura sulle esperienze di Sartorio, che insegnava appunto in questo edificio che venne costruito per volontà di Benedetto XIV, dall'architetto Camporesi, e che doveva servire, diciamo così, per la collocazione degli uffici della curia, e che poi venne invece generosamente elargito all'Istituto delle Belle Arti, come lei cita qui, che allora appunto era quella che sarebbe diventata l'Accademia Statale, perché voi sapete bene che il passaggio dallo Stato della Chiesa all'Unità d'Italia, questa era in realtà l'Accademia di San Luca, che aveva appunto sede dove ce l'ha attualmente, vicino via La Stamperia, e quindi nel Palazzo Borromini, però queste erano le aule in più da dare a questo istituto, per il quale a Roma venne praticamente istituito i Musei Capitolini. I Musei Capitolini sono nati per gli studenti dell'Accademia Belle Arti di Roma, che era l'Accademia di San Luca. Quando poi diventa Stato italiano, l'Accademia si scinde, l'Accademia di San Luca fa memoria dell'Accademia, e invece l'Accademia Statale è quella che va avanti tutto il discorso della didattica. Lì poi ci fu anche uno scontro proprio di tipo politico fra i professori. Questa è la prospettiva. Questa Sartorio la vedeva quotidianamente, tutte le volte che andava. Oh, perché ecco, volevo allargare brevemente, ma proprio come due cenni, abbiamo visto questo amore di Sartorio per la romanità, no? La classicità. E lui probabilmente incontra anche una figura di questo, Erich Szymirski, è uno straordinario pittore polacco che lavora a Roma e lavora anche dentro l'Accademia di Roma, e che probabilmente incrocia, almeno non ci sono delle buone possibilità, che realizza opere di questo tipo, come Le torce di Nerone, che sono a Cracovia, ma che sono state naturalmente realizzate qui a Roma, anche perché Szymirski è praticamente l'ispiratore di Sienkiewicz, cioè l'ispiratore dell'autore di Quo Vadis. E è Szymirski che porta Sienkiewicz in giro per Roma a scoprire le meraviglie archeologiche. Questo lo dico perché il clima che si respira all'epoca di Sartorio, questo è 1877, ma questo è 1897, dove questa figura, questa fanciulla, normalmente è all'interno dell'arena romana, fa rivivere con dovizia di particolari archeologici quella che era una situazione che viene in qualche maniera anche, come dire, condivisa da altri artisti, come Alma Tadema, che vorrei ricordare, che fa parte appunto di questo panorama. Lui è venuto a Roma, è venuto a Firenze, ma non ha avuto una frequentazione così assidua, perché Szymirski a Roma aveva una villa dove è morto, tra l'altro, e quindi faceva parte proprio di quell'entourage degli artisti dell'epoca di Sartorio. Tadema no, stava a Londra, però fa opere famosissime come questo delle rose di Elio Gabalo, che è una tela enorme che tra l'altro è stata esposta proprio qui a Roma non troppi anni fa al Chiostro del Bramante. Ci fu questa mostra
monografica su Alma d'Adema e c'era questa aula, questa stanza tutta al buio con questo meraviglioso quadro e dentro c'era un intenso profumo di rose che ti suggestionava ancora di più. La cosa che mi ha sempre sorpreso è che, vista così, uno dice, vabbè, è una ricostruzione, però se noi la trasformiamo in bianco e nero, in questo modo, è un fotogramma di uno dei tanti film muti della ricostruzione romana dell'epoca, proprio alla maniera di D'Annunzio. Quindi una sensibilità congruente, secondo me, che naturalmente Sartorio aveva anche nei confronti della fotografia. Fotografie come questa ispirano opere come quest'altra, che è La gioia di vivere, no? Se le mettiamo insieme, vedete che questo passaggio, come dire, elasticità nell'uso della fotografia, senza la paura di confronti, e anzi l'uso della fotografia come strumento espressivo, che poi doveva naturalmente essere tradotto in termini pittorici, è un percorso che troviamo anche in Michetti. Michetti, D'Annunzio, Sartorio sono, diciamo così, degli anelli di una catena culturale che è quella che, diciamo così, disegna il clima artistico del momento, al quale partecipano appunto figure come Scimiraschi, al quale da lontano guardano anche figure come Alma d'Adema, che fa dei quadri che poi appunto possono sembrare dei fotogrammi, diciamo così. Ecco, un altro aspetto particolarmente interessante secondo me condivisibile, ora l'ho segnato qui, del romanzo. È questa avversione che Sartorio e per lui Alessandro Brandi hanno nei confronti della Fornarina e lo stesso Raffaello. Raffaello smentisce che la Fornarina sia la sua, cioè dice in sostanza, ma io posso aver fatto un quadro così brutto? Ora la cosa singolare è che recentemente uno studioso della levatura di Arnold Nesselrat, nel suo ultimo libro su Raffaello, uscito sostanzialmente in contemporanea con il mio, ha avuto il coraggio di dire che secondo lui questo non è un Raffaello, ma è da ricondurre a Carracci. Ora, il discorso è troppo, come dire, delicato per poter, anche perché questo è stato studiato, restaurato, fatto scannerizzato, hanno fatto di tutto. È molto difficile dire, però, che ci sia una difficoltà, diciamo così, nella sensibilità di chi l'ha fatto, a ricondurlo agli idealismi di Raffaello, questo mi sembra abbastanza evidente, tant'è che nel catalogo della collezione Barberini, dove viene catalogato come brutto quadro di donna con la dicitura Raffaello sul braccio. E naturalmente Alessandro Brandi, quando parla della Fornarina, dice la Fornarina non è mai stata l'amante di Raffaello, il quadro non è Raffaello, e quindi e tu come lo sai? Dice Franz Berg. Lo so per documenti inediti di prossima pubblicazione. Invece lo sa perché gliel'aveva detto Raffaello. Ha detto: ma mi volete attribuire una schifezza del genere? Perdonate il termine poco elegante. E anche questo io lo trovo da una parte straordinario, dall'altra è figlio della sensibilità di un pittore, di un grande pittore, perché Sartorio è un grande pittore,
che sa riconoscere la bellezza senza il timore reverenziale di dire se, quantomeno se è di Raffaello, era un giorno no, diciamo così. Visto che Raffaello sta lì, dice no, io non ho mai fatto una cosa di questo tipo. E poi niente, ci sono altri aspetti di Sartorio, questa sensibilità alla natura, i suoi paesaggi, sarebbe da farne tutto un percorso. Queste sono le bufale di Terracina. Una sensibilità che lo porta fino al limite del, secondo me, del futurismo, anche se proprio non imbocca mai una strada futurista, però questo bellissimo, questa bellissima opera, con questi fasci di luce, che a me, visto che lui si occupava di cinema, ricorda un po' quello che è i fotogrammi iniziali della sigla della 20th Century Fox, quantomeno strizza l'occhio al futurismo. È un uomo intelligente, è un uomo sensibile, è un uomo colto, quindi non può non, diciamo così, misurarsi, sentire, capire e quindi poi interpretare a suo modo quello che può essere una sensibilità futurista che è completamente, assolutamente distante dalla sua, che è volta alla reinterpretazione del passato, al simbolismo del passato, e quindi in tutt'altra maniera, diciamo così. Ecco, concludo con questa fotogramma del Mistero di Galatea e la sua locandina, per dire appunto che la figura di Sartorio non si limita soltanto, è un artista tutto tondo, utilizza i mezzi dell'epoca più recenti, dalla fotografia al cinema, per esprimersi, sempre però con la sua cifra, una cifra che in qualche maniera guarda anche a Raffaello, ma come avete visto, con un occhio particolarmente distaccato e a volte assolutamente ironico, e penso che posso finire qui. Grazie. Grazie, grazie a lei, professor Bussali, per la sua attentissima e esauriente presentazione anche attraverso immagini che si rivela non solo di grande interesse, ma direi significativamente propedeutica alla lettura. Credo ci sia un problema di connessione. La professoressa Lenda. Eh sì, penso si sia bloccato il suo internet perché è caduto proprio di scatto. Sì. È andata via. La via la connessione. Elena si sì, è caduta. Penso che si riconnetterà a momenti, sperando che. Sì, sicuramente, sicuramente. Io intanto approfitto, se posso, semplicemente per ricordare che negli ultimi anni di Sartorio sono stati da lui dedicati al lavoro del Duomo di Messina, dove realizza tutta la decorazione interna fra il 1930 e il 1932. E quindi abbiamo anche, oltre al celeberrimo fregio del Parlamento, abbiamo anche appunto un impegno di arte sacra da parte di Sartorio, mentre naturalmente quello del Parlamento è un impegno, diciamo così, di tipo civile, quell'altro invece ha proprio un'impostazione di sacralità e di celebrazione del cristianesimo. Grazie.
Posso intanto prendere la parola io? Penso che potrebbe essere opportuno, se mi posso permettere di... Magari intanto, innanzitutto ringrazio il professor Bussagli, che è un lettore d'eccezione per questo romanzo e che mi ha fatto un bellissimo regalo anche a darlo da leggere ai suoi studenti, che mi sembrano appunto dei destinatari perfetti per un romanzo come questo. E naturalmente ringrazio anche la presidente del Centro Studi D'Annunziani, Elena Ledda, per aver organizzato questa presentazione. Magari intanto che aspettiamo che la presidente torni fra noi, potevo dire anch'io un po' la mia su questa strana mancanza di reazioni di Raffaello durante la visita a San Pietro, su cui effettivamente mi ha fatto riflettere questa osservazione del professor Bussagli, perché è effettivamente un dato così poco realistico storicamente e psicologicamente, al quale forse possiamo trovare delle ragioni, diciamo, di carattere appunto non storico-artistico, ma più di tipo narrativo. Allora, quello che io ho pensato è che Sartorio abbia preferito sfruttare questo elemento del fastidio di Raffaello per quello che è avvenuto dopo di lui, in particolare con il barocco, nell'altra vicenda, quella di Santa Maria del Popolo della Cappella Chigi, anche perché su San Pietro non avrebbe potuto avere il nostro Raffaello di vivo campo d'azione, invece lì in Santa Maria del Popolo riesce in qualche modo a allearsi con un sagrestano che gli apre la cappella e gli consente di avviare questo restauro, quindi un po' questo. E l'altro è il fatto che l'intento satirico, che è l'intento prevalente di questo romanzo, poi magari se riesco dico due parole anche su quello, nel romanzo passa di volta in volta attraverso la voce di uno o dell'altro protagonista, cioè il più delle volte è Alessandro Brandi, cioè l'alter ego di Sartorio. Quando occorre dare delle puntate particolarmente polemiche, passa attraverso Raffaello. In questo caso, nell'episodio della visita a San Pietro, ci sono delle osservazioni su questa chiesa che si è trasformata in una grave rocca seicentesca, trionfo di opulenza troppo grande, eccetera, ma sono messe in bocca Alessandro Brandi, quindi è come se qui Sartorio si fosse forse fatto prendere la mano dall'esigenza di dire quello che lui pensava del San Pietro barocco. E poi questo fatto di Raffaello che rimane muto e imperturbabile di fronte ai fatti che il lettore invece si aspetterebbe suscitassero in lui le reazioni più violente, è un motivo che attraversa tutto il romanzo, e aveva proprio ragione il professor Bustagli all'inizio a dire che Raffaello in qualche modo rimane di bronzo per tutta la storia, perché anche quando scatena gli scompigli e i guai più grandi, rimane come indifferente. E infatti suscita tantissimo l'irritazione del povero Brandi, che alla fine davvero non ne può più di Raffaello, e il romanzo si concluderà proprio con la decisione di riaccompagnarlo a Urbino, il nostro Raffaello. C'è un punto del romanzo verso la fine, in realtà, in cui Brandi a una cena finalmente racconta tutta la storia della resurrezione di Raffaello, dell'incontro, perché prima viene continuamente anticipata per accenni, ma raccontata diffusamente solo più avanti, e i suoi interlocutori, che finalmente gli danno un po' di credito, lo interrogano sulle reazioni di Raffaello di fronte alla vita moderna, e Brandi dice che Raffaello di reazioni praticamente non ne ha, e che l'unico luogo che l'ha un po' colpito sono stati i grandi magazzini dei fratelli Bocconi, cioè quelli che poi diventeranno la Rinascente, con un appunto suggerito da D'Annunzio, e questo è l'elemento
della Roma moderna che più colpisce il nostro artista rinascimentale. Ecco, quindi insomma mi piaceva che avesse dato questo spunto perché mi ci ha fatto pensare e allora effettivamente insomma qualche spiegazione si può dare più di ordine narrativo, certo, proprio letterario, che di altra natura. Vedo che però nel frattempo è tornata la Presidente Letta. Oh. Mi scuso tantissimo per l'interruzione tecnica. Ecco, ho perso qualche passaggio della professoressa Gibellini, alla quale chiederei di farci conoscere magari in maniera un po' più particolare anche l'aspetto letterario di quest'opera di Sartorio. Sartorio, che è un autore certo più noto per la sua attività artistica che per quella letteraria, che è stata poco analizzata dagli studiosi e ritenuta in maniera sbrigativa dai più un'imitazione di quella d'Annunziana, è in realtà di un certo interesse, direi, a mio modesto parere, ma anche assai varia, che va dai saggi storico-critici a favole e novelle, da scritti memoriali a un poema drammatico. Ecco, Cecilia Pellegrini, che già si è occupata dell'argomento in un ampio saggio scritto in occasione del convegno internazionale che si è tenuto a Chieti, se non ricordo male, nel 2019, sulla Ricordi le lettere, i diari, la memorialistica dai Rossetti al decadentismo, poi pubblicato negli Atti in Studi Medievali e Moderni. Ecco, Cecilia, dicevo, nell'introduzione a questo volume espone con grande perizia i contenuti di questo racconto immaginario e caricaturale, offrendoci, al di là quindi di nuove conoscenze sul rapporto fra Sartorio e D'Annunzio, diversi e interessanti spunti di riflessione sull'interpretazione che viene data dagli accadimenti politici dell'epoca e degli aspetti sociali, ma soprattutto sul mito dell'arte, che è un mito eterno, anche se nel romanzo è contestualizzato nell'epoca umbertina, e che dovrebbe rappresentare l'essenziale elemento morale tipico del genere favolistico. Cioè, vale a dire, è possibile far rivivere l'arte. E qui sorge immediato il pensiero al d'Annunziano L'uomo che rubò la Gioconda, l'unico testo del poeta pescarese compiutamente e consapevolmente fantastico anche nella tematica. Ecco, mi farebbe piacere che Cecilia Pellegrini, anche d'annunzista esperta, ci raccontasse di questo. Va bene. Abbiamo tempo, Cecilia, ancora un po', quindi prego. Cerco di essere brevissima per lasciare magari spazio a eventuali domande, sì. Domande, ok. Sì, è vero che generalmente i pochi, in realtà, cenni critici che sono stati dedicati al romanzo di Sartorio lo hanno qualificato sbrigativamente come opera di imitazione d'Annunziana, collegandolo specialmente al piacere anche per questa genesi comune negli stessi ambienti nel convento di Michetti a Francavilla. È un romanzo d'Annunziano questo? Sì e anche no, e un po' la Presidente Ledda ha già anche detto quali sono le ragioni. È sicuramente d'Annunziano per quello che rappresenta, cioè i luoghi, le atmosfere, i personaggi che sono tutti spesso perfettamente riconoscibili, e qui c'è da dire che D'Annunzio è l'unico a meritare una menzione esplicita, gli altri sono camuffati dietro pseudonimi, ma molto facilmente identificabili, per cui appunto il Gegè Primoli che abbiamo citato prima si chiama Fosco Favilla, ma è lui a organizzare nella sua casa la famosa serata dei tableaux vivants. Ed è lui a commissionare al nostro Alessandro Brandi, alias Sartorio, un dipinto che rappresenta le vergini neofite, che ovviamente è quel trittico delle vergini savie e delle vergini stolte che ci ha mostrato prima anche il professor Bussali. Ecco, anche l'iconografia, l'immaginario, un po' anche le fissazioni iconografiche dell'estetismo e di questo momento di preraffaellismo romano accomunano il romanzo di Sartorio al D'Annunzio del piacere. Penso di nuovo proprio a questa iconografia delle vergini savie e stolte. Nella camera da letto di Andrea Sperelli c'è un paliotto che raffigura proprio quel soggetto. E D'Annunzio poi riscriverà quella parabola, nella parabola delle vergini fatue e delle vergini prudenti, che pubblica sempre a fine Ottocento sul Mattino e che poi confluirà nel primo volume delle Faville del Maglio. E
Molto d'annunziane sono anche le figure femminili del romanzo, c'è in particolare la femme fatale, del romanzo, che è questa modella e pittrice preraffaellita inglese, che nel romanzo si chiama Lily, quindi ha già il giglio amato dai preraffaelliti nel nome e di cognome Harriman, e che è ispirata effettivamente a una pittrice preraffaellita di nome Lisa Stillman, di cui Sartorio altrove ci racconta di essersi innamorato da giovane, che è proprio l'emblema di quella bellezza fatale, caratterizzata dal tratto dell'ambiguità che la avvicina tantissimo, direi, alla Elena Muti del piacere, anche nei tratti fisici, per esempio. L'insistenza sulla bocca della donna e sull'ambiguità di questa bocca che anche quando sorride però sembra celare dei tratti di crudeltà. E c'è la pagina in cui viene descritta la sera in cui Lily aspetta Raffaello, perché anche lei si è immediatamente innamorata di lui quando lui ha fatto la sua comparsa in società proprio in questa serata dei Tableau Vivant, e c'è la descrizione di questo studio sacello, così lo chiama Sartorio, della pittrice che è tutto scuro, illuminato solo dalla luce artificiale di centinaia di candele, lampade di chiesa, e poi ci sono anche degli idoli esotici, cioè c'è proprio tutto il decor decadente e estetizzante che ritroviamo benissimo. Anche nel piacere e anche la situazione è esattamente la stessa, cioè l'attesa dell'incontro amoroso che poi andrà incontro a una delusione, in questo caso però perché il nostro Raffaello nel frattempo ha provato per la prima volta lo champagne, si è ubriacato e si è dimenticato completamente di avere questo appuntamento galante con questa donna pure così fatale. Allora, in questo senso il romanzo è d'Annunziano, però ci sono invece degli elementi che lo allontanano molto dalla visione di D'Annunzio. Se i temi, i luoghi, i personaggi sono più o meno gli stessi, l'intento dello scrittore e lo sguardo che li rappresenta sono molto diversi. Cioè, questo è un romanzo soprattutto satirico, è un romanzo in cui Sartorio critica la società a cui appartiene, questa Roma di fine 800, in cui dietro le mode estetizzanti e dietro questa passione per un passato che però poi è spesso anche un po' deformato e frainteso, si nasconde un fondo di grande immoralità e corruzione, anche proprio dei rapporti umani, per cui viene fuori tutta la grettezza anche dei pittori fra di loro, ne accennava anche il professore. Questi critici affaristi che non esitano a comportarsi in maniera anche molto disinvolta, i mercanti d'arte disonesti e poi i politici con la loro ignoranza, la loro cecità anche nelle scelte, vedi la battaglia di Adua, e la volgarità dell'ambiente che appunto circonda questo mondo. Una mescolanza di edonismo e corruzione che sembra un po' anticipare certi scenari da grande bellezza, verrebbe da dire, e che poi nel romanzo si concretizza molto in questo motivo del carnevale, dei personaggi grotteschi, di una specie di eterna mascherata a cui Brandi dice di avere l'impressione di assistere. Quindi, innanzitutto, questo carattere satirico e l'altro è proprio il carattere fantastico, cioè l'idea che poi in realtà tutto il romanzo ruoti intorno a questa immagine della statua che si anima, che Sartorio dichiara apertamente di aver derivato dal Don Giovanni di Mozart e dalla figura del convitato di pietra. Però una cosa interessante è che fra i pochi autori contemporanei o vicini nel tempo che Sartorio nomina ci sono sia Hoffmann che Poe, e quindi due grandi maestri del fantastico, di quella letteratura appunto fantastica, in cui un motivo principe è proprio quello dell'opera d'arte che si anima.
e a Hoffman e Poe forse potremmo aggiungere anche la Mary Shelley di Frankenstein, perché a animare la statua di bronzo di Raffaello è l'elettricità celeste di un fulmine che la colpisce. Sono questi motivi che sono apparentemente lontani da D'Annunzio, fatta eccezione proprio per quel testo, o meglio quel racconto, quell'idea così interessante a cui accennava Elena Ledda prima. Parecchi anni dopo il romanzo di Sartorio, D'Annunzio incomincia a inventare una storia che prima affida delle lettere, le lettere che scrive al direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, e che poi danno forma a uno scenario cinematografico di cui non conosciamo la data con precisione, ma che finisce nel 20, nelle mani di un importante produttore americano, che intitola L'uomo che rubò la Gioconda, facendo riferimento al clamoroso furto della Gioconda dal Louvre del 1911, e giurando che si tratta di un fatto realmente accaduto, D'Annunzio dice che il ladro della Gioconda gliel'ha portata ad Arcachon e che lui per 20 giorni ha avuto in casa il capolavoro di Leonardo. E anche qui la storia poi vira verso il fantastico, perché stavolta non è un intervento soprannaturale, ma è una specie di rito alchemico, quello con cui D'Annunzio e i suoi compagni riescono a ridare vita alla Gioconda, fra l'altro non senza spargimento di sangue, perché ci sono in qualche modo due sacrifici umani connessi a questa resurrezione della Gioconda. La Gioconda esce dal quadro con grande emozione di D'Annunzio, però poi, esattamente come il Raffaello di Sartorio, c'è l'enorme delusione di accorgersi che l'opera d'arte non riesce più a comunicare nemmeno con chi la venera come D'Annunzio. Per cui poi, anche qui, la storia si conclude con la Gioconda che è tornata dentro la cornice del suo quadro, è tornato nelle sale del Louvre, dove però il D'Annunzio, ormai impazzito per l'enorme delusione, irrompe inveendo e poi viene allontanato e portato via. Quindi questo aspetto potremmo dire che è l'aspetto anche più divertente per noi lettori di oggi del romanzo di Sartorio, che è un aspetto, diciamo, irriverente e quindi anche leggero, dietro cui però si cela in qualche modo anche la riflessione amara del fatto che il Rinascimento non può tornare, non c'è nessun modo per far davvero risorgere quella grandezza come auspicava il ministro, nel suo discorso. In qualche modo è a distanza, non sappiamo se con una consapevole ripresa, del romanzo dell'amico o per strade autonome, viene operato anche da D'Annunzio. Ecco, spero di aver risposto adeguatamente. Assolutamente sì, grazie, grazie Cecilia. Vediamo se ci sono domande, poiché abbiamo ancora un po' di tempo, anche se ristretto, per accogliere e per rispondere. Qualcuno che sta assistendo vuole intervenire? Buonasera, se posso. Buonasera a tutti, vi ringrazio. Buonasera, buonasera. Buonasera, se posso una domanda alla professoressa Gibellini riguardo al romanzo appunto di Sartorio. Io da lettrice sono rimasta particolarmente colpita dall'ironia nel romanzo di Sartorio, perché è un'ironia con cui l'autore riesce a far scendere dal piedistallo di divino maestro Raffaello, proprio anche tra l'altro in senso letterale. E mi è parso che questa ironia fosse una sorta di antidoto per stemperare una malinconia serpeggiante nel constatare che il Rinascimento appunto è irraggiungibile, irreplicabile, non può più tornare in un'Italia che è mostrata in un degrado politico, sociale, culturale, artistico anche, sotto questa fantasmagoria carnevalesca, satirica, che tra l'altro è anche molto divertente, piacevole secondo me per tutti i lettori.
Quindi volevo chiedere alla professoressa se anche lei ha percepito questa sorta di struggimento che permane dall'inizio alla fine, nonostante tutto, nella descrizione di un'Italia che sarebbe pronta con la regia questura a arrestare il Divin Maestro, è un episodio che anche ricordava il professor Bussagli, e che è una Italia, una Roma più della Rinascente che della Rinascenza. Ecco, volendo riassumere un po' l'impressione che ho avuto, grazie mille. Assolutamente sì, Francesca, non l'avrei potuto dire meglio nemmeno io. Cioè, pensavo alla malinconia, al grande immaginario, anche figurativo, legato alla malinconia, che può assumere due forme, che poi anche nella tradizione figurativa, anche rinascimentale, addirittura si incarna in due personaggi, nei due filosofi. Eraclito e Democrito, uno che piange, Eraclito, l'altro che ride, entrambi in realtà per la stessa ragione, perché si rendono conto della vanità, che caratterizza l'esistenza di noi uomini. Quindi mi viene da pensare che nel caso di Sartorio prevalga la componente appunto democritea, cioè l'idea di un riso che però appunto è un riso malinconico, laddove magari in altre riflessioni tra le pieghe di artisti, scrittori della stessa generazione o di quella immediatamente successiva, perché insomma è poi una sensazione che si avverte anche un pochino più oltre nel Novecento, può magari invece prendere forme anche più tragiche. Ecco, per cui sì, assolutamente sì. Grazie. Grazie mille anche a lei. Aggiungo solo un'altra domanda rapidissima. Se ha trovato tracce scritte di una ricezione di quest'opera da parte di D'Annunzio, come ha visto questo romanzo, come ha percepito questa ironia che è abbastanza lontana, diciamo, dalla sua indole per quello che è l'immagine del D'Annunzio, della Vulgata, diciamo che conosciamo un po' tutti. Grazie mille ancora. Allora, non ho trovato tracce, però occorre aggiungere finora, perché l'archivio di Sartorio esiste per la parte figurativa, nel senso che è ancora in mano degli eredi del pittore, che anzi colgo l'occasione per ringraziare perché mi hanno molto sostenuto e incoraggiato in questo lavoro, ma le carte di Sartorio, che pure esistono, non sono ancora state né catalogate né rese disponibili. E quindi, secondo me, lì potremmo forse trovare qualche informazione in più, anche proprio sull'eventuale ricezione del romanzo da parte di D'Annunzio. Grazie mille ancora, grazie. Se posso intervenire, ho anche io una domanda. Certo, Gioele Cristofari, buonasera. Buonasera intanto a tutti. Ma volevo raccogliere un po' anche la suggestione del professor Bussagli che parlava di un proto-futurismo a livello almeno pittorico, no? E questa questione dell'ironia del romanzo non può costituire effettivamente un'anticipazione, un germe almeno di certo futurismo. Mi viene in mente Palazzeschi, almeno il codice di Perelà di Palazzeschi, per questo sguardo, no, un po' straniato rispetto a una società invece in rapido divenire. Insomma, la domanda è questa. Se... Va bene, rispondo io, risponde il professor Bussagli. Professoressa Di Bellini. Dunque, sì, diciamo che si avverte un istinto iconoclasta che si rivolge proprio verso quelle figure che erano state proprio costruite come miti e come leggende nel corso dei secoli, e poi mi pare con un'accentuazione molto forte nell'Ottocento romantico e poi decadente.
Per cui Sartorio è molto coraggioso a demistificare Raffaello, che era proprio stato divinizzato da subito, fin da subito dopo la morte, addirittura con questi parallelismi tra lui e Cristo, eccetera, ma poi di nuovo molto anche nell'Ottocento romantico. E la stessa operazione viene fatta altrove, e allora qui poi ci riallacciamo anche al futurismo, proprio sulla Gioconda di Leonardo, cioè quello scenario d'Annunziano, entra in questo moto probabilmente di fastidio che a un certo punto si incomincia a provare proprio nei confronti di queste icone diventate così pesantemente leggendarie. Per cui contro la Gioconda, per esempio, si esprime un giovanissimo Roberto Longhi, che poi mi ricordo che parla addirittura di una pallida pagnottella. Si esprimono i futuristi, ardengo-sofici e compagnia, ma lo stesso Berenson, alla notizia del furto della Gioconda, dice di aver provato un sospiro di sollievo, perché probabilmente a un certo punto, dopo questi decenni in cui anche bellissimo colloquio tra letteratura, arti figurative, con tutti questi miti decadenti che erano stati tessuti, a un certo punto occorre un'inversione di rotta. I futuristi la portano, diciamo, proprio al parossismo, però in effetti si potrebbe cercare di ricostruire un po' anche questa preistoria dell'iconoclastia futurista, e il romanzo di Sartorio potrebbe essere un episodio importante in questa vicenda. Gli anni sono vicini, fra l'altro, quindi insomma, l'anno in cui esce il romanzo è l'anno in cui parte la rivista di Marinetti, Poesia, e quindi. Grazie a me. Posso Grazie a lei per la domanda. Certo. aggiungere una cosa? Sono perfettamente giusta questa riflessione e mi è venuto in mente, sentendovi, quello che sarà poi il testo del manifesto della scultura futurista di Boccioni, che se la prende proprio con l'idea di monumento. Quindi il fatto che un monumento praticamente finisca di essere perché il soggetto del monumento si anima e se ne va, è un po' la metafora di questo. E quindi in questo senso sicuramente al di là della smitizzazione di Raffaello è proprio l'idea della monumentalità che diventa un po' ingombrante e che urta con la retorica di Gianturco che a sua volta urta con la realtà storica di un'Italia che appunto si trova, diciamo così, in situazioni che sono tutt'altro che retoriche, diciamo, e altisonanti, e quindi senz'altro questo percorso può avere una radice di questo, quantomeno una congruenza di sensibilità su questo, mi sembra assolutamente corretto e dimostrabile. Bene, mi informano che non ci sono altre domande e credo che con questo intervento del professor Bussagli possiamo chiudere questo nostro ultimo appuntamento del venerdì d'Annunziani. Ancora grazie a tutti voi che ci avete seguito, a chi ha partecipato direttamente nelle sale virtuali, a chi ha patrocinato questa prima serie dei nostri venerdì, quindi la Fondazione Editoriale degli Italiani, il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, la rivista di Sinestesie, e un pensiero davvero grato al tecnico che ci ha assistiti nelle dirette, Vincenzo Aiello, e a Cristiana Mantenuto della Media Museum di Pescara, che ha montato le registrazioni per il canale YouTube del sito istituzionale. Grazie davvero ancora a tutti, buona estate e un arrivederci alla prossima serie. A presto.